Ciao a tutti, io sono Emanuela, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, un make up realizzato esclusivamente con mini size, oppure campioncini. Alcuni li ho comprati io, alcuni li ho già provati, straprovati, li uso da parecchio tempo, altri invece li utilizzerò per la prima volta con voi e mi sono stati mandati in omaggio con i vari ordini che ho fatto oppure direttamente nei punti vendita. Soprattutto sto parlando di Sephora, perché Sephora, quando fate l'ordine online, comunque dà sempre dei campioncini e quindi è l'occasione giusta, secondo me, per provare dei prodotti che non avete ancora provato, che vi piacerebbe provare. Oppure prodotti che non mi sembrano giusti per voi e che però provandoli vi danno delle belle soddisfazioni. Sul sito di Sephora sono facilmente acquistabili le mini size. Io in genere quando voglio vedere tutte le mini size basta che scrivo sulla pagina di Sephora mini size e mi escono tutte quelle che sono in catalogo. Se invece avete la possibilità di andare nello store Sephora, ci sono dei corner dedicati esclusivamente alle mini size dove trovate di tutto e di più. E sicuramente trovate anche delle cose che magari online non si trovano più. Quindi io vi consiglio di dare un'occhiata perché comunque sono dei prodotti comodi perché sono piccoli, quindi sono comodi da viaggio. Quando e se ritorneremo a viaggiare, sono utili soprattutto se volete provare delle novità senza spendere la cifra per intero della full size, che a volte, come capita a me, ma penso che sia capitato a tutti, poi ci lascia delusi. Quindi io ora vi lascio al video, vi farò vedere i prodotti durante il video senza dilungarmi molto. E niente, ci vediamo alla fine per tirare un pochino le somme. Allora, io direi di iniziare. Davanti a me ho questa pochette piena di campioncini o comunque di mini size. Allora, ho già fatto le sopracciglia, come potete vedere, con questo che è il Goof Proof Brow Pencil e questo è nella tonalità 03. Come vedete è super mini. È l'unica cosa che mi è rimasta degli omaggi fatti da Sephora per ciò che riguarda Benefit e tutti i prodotti per le sopracciglia, perché mandano sempre tonalità troppo chiare per le mie sopracciglia. Comunque era l'unica mini size che avevo e quindi ho utilizzato questa. Allora, stavolta direi di partire dagli occhi perché voglio utilizzare questa mini palette di Visi Art, la Dark Edit, di cui vi ho anche parlato in un video, non ve l'ho fatta mai vedere, ma è una palette che mi piace tantissimo. Come vedete è veramente piccolina, però all'interno contiene ben 12 colori. Ha la sua protezione, ha lo specchietto, quindi per essere una palette così piccola ha veramente tutto. Non sono proprio colori primaverili, estivi, però sono dei bellissimi colori. L'unico problema, tra virgolette, di questa palette è che fa parecchio fallout, soprattutto i colori scuri. Quindi per evitare di rovinare la base, preferisco partire direttamente con gli occhi. Prima di iniziare il make-up occhi, metto il primer e utilizzo questo di Fenty, che come vedete è una mini size. Allora, io ho fatto una ricerca dei prezzi. Questo qua è il Pro Filter Amplifying Eye Primer. Allora, questo, vediamo qua, piccolino, non lo so quanto costa perché era un omaggio che ho ricevuto acquistando dei prodotti di Fenty e mi hanno dato questo, è l'eyeliner che utilizzerò dopo, che mi avete visto usare un sacco di volte ed erano in un set praticamente, quindi non so quanto costavano, se erano venduti
in negozio o online, non lo so. Comunque, comprato in formato full size costa 21,50 euro. Io uso spessissimo, se non quasi sempre, quello di NYX, lo sapete ormai se mi seguite, però questo è comunque quello a cui mi affido più volentieri, soprattutto quando provo delle nuove palette o quando voglio un make-up più importante che mi duri davvero davvero tutto il giorno. Ok, partiamo quindi con la palette. Come primo colore vado ad utilizzare l'arancio nella piega dell'occhio. Per scurire comincio ad utilizzare questo bellissimo viola. Il colore più scuro che andrò a utilizzare è questo, che è un color melanzana, abbastanza scuro. Come potete vedere invece il fallout col colore scuro c'è e si vede, quindi io, se vi piace questa palette, vi consiglio di utilizzarla sempre prima di fare la base. Pulisco un po' e continuo. Allora, per fare cut crease vado a utilizzare il correttore di NARS, questo è sempre una mini size. Il correttore è nella colorazione vanilla ed è il Radiant Creamy Concealer, che è un correttore bellissimo. Il problema di questo correttore è semplicemente che l'ho comprato in una colorazione troppo chiara. Il primo colore che vado a mettere sulla palpebra mobile è questo bellissimo color glicine. Lo vado a prendere con un pennello piatto e spruzzo il pennello giusto un po' per esaltare la luminosità. Il secondo colore che vado a utilizzare è questo, che è un verde petrolio, però chiaro medio. Faccio la stessa cosa, lo prelevo con un pennello piatto e lo vado a spruzzare. Col trucco occhi mi fermo qui, faccio la base. Allora, non metto primer semplicemente perché, uno, li ho finiti tutti quelli in mini size, e due, perché oggi come fondotinta voglio provarne uno che non ho mai provato. È il Forever di Dior nella tonalità 2N. Questa 2N non l'ho mai provata come tonalità, ma penso che corrispondano comunque a quelle del Face & Body. E quindi, essendo neutro, vedremo come sarà. Allora, è un fondotinta fluido, non dice altro, tenuta 24 ore, sublimatore di incarnato, quindi è un fondotinta molto leggero, lunga durata, con SPF 35. Ok, quindi lo vado a mettere innanzitutto col pennello, anzi facciamo così, esce, sì, è uscito, messo sulla mano, ma fluido, non è di quelli che colano. Comunque, come colorazione non mi sembra neanche male.
Allora, la prima impressione su questo fondotinta non è proprio positivissima, forse perché adoro il Face and Body e questo è un'altra cosa. Allora, è comunque un fondotinta leggero, la colorazione non è proprio malvagia, perché essendo leggero si adatta bene alla pelle, in video sembra molto più chiaro, però dal vivo vi assicuro che non è male, solo che io continuo a preferire una colorazione più calda, quindi se dovessi prendere la 2 comprerei in ogni caso la W. Quindi a parte questo, rispetto al Face and Body è molto meno luminoso, questo è decisamente più opaco sulla mia pelle, oltretutto si asciuga veramente in fretta, quindi va lavorato subito, altrimenti riuscite, cioè non riuscite a stenderlo bene. Come prima impressione, più no che sì, ecco, forse non lo comprerei. Ecco perché i campioncini e le mini size sono fantastiche. Io di tutti i fondotinta farei le mini size proprio per provarli, perché non sempre poi sulla pelle fanno un bel effetto, cioè perché ognuno di noi ha una pelle a sé. Ecco perché io mi concentro sempre più sul trucco degli occhi quando vi faccio vedere, quando faccio comunque i video, perché magari questo fondotinta sulla mia pelle ha un effetto, su un'altra pelle è totalmente diverso. Comunque, io penso che questo sia un fondotinta adatto sicuramente a pelli miste, quindi sulla carta sarebbe l'ideale per me, però proprio non mi piace l'effetto perché appiattisce troppo. L'altro è molto più bello perché lascia una pelle più satinata, mi piace di più. No, ecco, questo non lo comprerei, avendolo provato non lo comprerei. E oltretutto, vediamo, costa 47,90 euro, quindi presta poco quanto l'altro, ma a parità di prezzo comprerei l'altro. Anzi no, sto dicendo una stupidaggine, perché l'altro costa di meno. Sì, costa di meno, e in ogni caso comprerei l'altro. Allora, come correttore, non ho un correttore aranciato in mini size, però vado ad utilizzare la mini size del Born This Way, che è un correttore super coverage nella tonalità Natural Beige. Allora, come mini size è abbastanza grande perché sono 4 ml, quindi l'equivalente di un correttore normale. Questo costa 12 euro nella mini size, questo l'ho comprato io, mentre la full size da 15 ml costa 29,50 euro. Però è un bellissimo correttore. Per i miei gusti, voi sapete che utilizzo correttori un pochino più leggeri, è un po' troppo coprente, ma quindi ne metto di meno e lo vado a stendere con la spugnetta. Come vedete, questa tonalità è leggermente calda, quindi va bene per il contorno occhi. Vedete, ha coperto abbastanza bene, ma non ne ho messo tantissimo, cioè non è uno di quei correttori con cui fate il triangolo, se vi piace farlo, perché diventerebbe quasi un fondotinta. Vado ad aggiungere un po' del correttore di NARS che vi ho fatto vedere prima, giusto per illuminare, perché questo, vi dicevo, è troppo chiaro e quindi non lo riesco a utilizzare come vero e proprio correttore. Vedete, ne metto davvero pochissimo. Allora, direi di fissare la base con la Peach Perfect di Too Faced, che è una delle ciprie che mi piace di più in assoluto.
sia per l'odore sia per il risultato. È una cipria che mattifica la pelle, quindi adattissima per le pelli grasse. L'unico problema di questa cipria, almeno nella mini size, perché forse la full size è fatta in modo diverso, è che ne esce tantissima. Io la vado a mettere con un pennello grande. Allora, questa mini size sul sito di Sephora non c'è più, non so, in negozio, ma in full size costa 32 euro. Giusto, se vi può interessare. Come bronzer vado a utilizzare uno dei miei bronzer preferiti di sempre. Sto parlando della Hoola di Benefit. Questa è una mini size, e mini size costa 19,90 euro, mentre in full size costa 38,90 euro. Questa me l'hanno regalata da Sephora. Come vedete, ormai sta finendo. Allora, questa terra mi piace tantissimo perché uno è opaca, ok, e due per il colore, perché è uno di quei colori neutri che mi piacciono tanto, e riesco ad utilizzarla sia in estate che in inverno. L'unica cosa che non mi piace di questa terra, ecco, l'unico punto a sfavore, ma di tutti i prodotti Benefit per il viso, tipo blush e terre, è il pack. Cioè, a parte che io sto utilizzando questo pennello di Kiko, ma andrebbe utilizzato un pennello del genere per prenderlo, che è più adatto. Però in quel caso riuscite a fare più contour che bronzing, e non capisco il fatto di fare il contenitore e il prodotto è piatto. No, questa è una cosa che non mi piace, quindi né in versione grande né in versione piccola. Infatti, da quando poi ho comprato le palette, ho utilizzato sempre quella delle palette, perché questa la trovo veramente scomoda. Oltretutto è quasi finita, quindi cercherò di finirla in quest'anno, però non la ricomprerei in versione né mini né full size per questo motivo. Come blush vado a utilizzare un blush che era in una confezione di NARS. Questa confezione contiene due mini size, del blush e del lip balm. Questo è il balm che andremo a utilizzare dopo, e questo è il mini blush. Non è il famosissimo Orgasm, perché come colorazione quello non è l'ideale per me, è troppo chiaro, ma è questo bellissimo colore. È un terracotta un po' rosato, davvero davvero bello. L'unica cosa, ecco, vi deve piacere, è luminoso, partiamo da questo presupposto, e vi deve piacere il fatto che abbia delle microparticelle dorate all'interno. Sinceramente non mi dispiace particolarmente, ed è pigmentatissimo, quindi ne va utilizzato poco. Allora, con la cipria che ho utilizzato prima, che è abbastanza mattificante e minimizza i pori, riesco tranquillamente a utilizzare questo blush che è abbastanza luminoso, non so se riuscite a vederlo, però mi piace un sacco il colore. Allora, questo set costa 22,90 euro, credo che ancora sia disponibile sul sito di Sephora, mentre il blush da solo, se non sbaglio, costa 30 euro, però la colorazione non è disponibile, è rimasto in altre due colorazioni, quindi ve lo dico. Come illuminante vado a utilizzare due prodotti che erano sempre un set di Becca. Becca, non so se lo sapete, ha
chiuso, i battenti, quindi sul sito di Sephora si trovano tanti prodotti scontatissimi, perciò se vi piace il brand io ne approfitterei, soprattutto per i prodotti come questo, tipo gli illuminanti. C'erano anche altri set, illuminante liquido e illuminante compatto, però non sono più disponibili perché chiaramente sono andati a ruba. Questo illuminante è nella colorazione Opal, che è una delle colorazioni iconiche di Becca ed è uno dei miei illuminanti preferiti oltretutto. La stessa cosa, la stessa colorazione è per l'illuminante liquido, che come vedete sta per, diciamo che è a metà, non è finito ma è a metà, perciò capirete quanto mi piace. Allora, prendo questo specchietto. Questo è un passaggio che mi piace molto fare. Chiaramente si possono utilizzare questi due prodotti separatamente, quindi se vi piace un make up magari fatto solo con prodotti in crema senza anche settare la base, o anche settando la base poi vi piace un illuminante molto non leggero, molto che si fonda con la pelle perfettamente, quindi che non faccia strato e che non si noti, io direi che l'illuminante in crema è l'ideale. Oltretutto questo mi piace perché, a differenza di altri che ho provato, non porta via i prodotti di sotto. Io lo vado a stendere con il dito. Non so se riuscite a vedere, ma dà un bellissimo effetto luminoso, come se fosse la pelle a darlo e non il prodotto. Vedete che bella luce, senza però che ci sia strato. In ogni caso io vado a mettere anche l'illuminante in polvere. Ed è un illuminante che resta comunque molto sottile sulla pelle ed è bellissimo. Anche altre colorazioni sono molto belle, infatti sono tentata di comprarlo, sempre se le troverò ancora. Ce n'è una che, se non sbaglio, si chiama Rose Quartz o comunque qualcosa del genere, che è davvero bellissima. Ok, basta illuminante. Allora, io direi che l'ultimo prodotto che andrò a utilizzare è un prodotto che non uso sempre, ma uso soprattutto quando ho dei fondotinta opachi. Ecco, quindi questo è il caso, anche se comunque l'ho ravvivato parecchio. E sto parlando della cipria luminosa di Hourglass. Questa è nella colorazione Ambient, che se non sbaglio dovrebbe essere quella proprio originale. Allora, questa cipria l'ho comprata sempre sul sito di Sephora, solo perché innanzitutto è una mini size, come potete vedere, però era scontata al 50%, quindi l'ho pagata 10,50 euro, perché il prezzo della mini size è 22 euro, mentre in full size costa 55 euro. Non so se rendo l'idea. Allo specchietto, e questa è la colorazione. L'avevo vista in mini size a prezzo pieno, però sono sempre stata sul la prendo, non la prendo, magari non mi piace. Poi quando l'ho vista al 50%, quindi 10,50 euro, ho detto vabbè, provo. E questo dovrebbe essere lo stesso concetto della cipria illuminante di NYX, che non sono riuscita a trovare, e quindi vi faccio vedere questa. Allora, questa cipria è leggermente luminosa, quindi dà una luminosità diffusa, perché non ha particelle luminose all'interno, non ha brillantini o micro brillantini o qualcosa del genere, è semplicemente questa radiosità che dona alla pelle. E dicono di metterla con un pennello con le setole compatte, però sinceramente in quel caso aumenterebbe la luminosità, e io voglio una luminosità però proprio leggerissima, perciò vado a metterlo con un pennello che utilizzo in genere o per il bronzer o per il blush.
L'effetto sulla pelle vi devo dire che è molto bello. Ecco, l'unica cosa che esistono insomma, dei prodotti molto meno costosi di questo che fanno lo stesso effetto. Quindi anche quella di Neve Cosmetics, se non volete provare NYX, è lo stesso concetto. La base quindi è terminata, l'unica cosa che vado a fare è spruzzare un po' di setting spray per uniformare, per fondere bene tutte queste polveri e vado a utilizzare il mio preferito in assoluto, forse a pari merito con quello di Urban Decay, l'All-Nighter. Vado a utilizzare questo di Fenty Beauty in mini size. Costa 18 euro la mini size e 30 euro la full size. Come potete vedere è praticamente terminato. Questo mi piace tantissimo perché ha un nebulizzatore davvero sottilissimo. Penso il più sottile che io abbia mai provato. Infatti ho deciso che quando finirò il prodotto utilizzerò comunque la boccettina con all'interno un altro setting spray che mi piace di Make Up Revolution, che mi piace molto però è troppo aggressivo quando spruzza. Allora, completo il trucco occhi, vado a utilizzare praticamente gli stessi colori che ho utilizzato nella parte superiore. Come punto luce vado a prendere il colore più chiaro della palette, che è questo giallo oro, che tra tutti i colori luminosi è quello che uso sempre di meno perché l'oro non è un colore che mi piace particolarmente. Però devo dire che questo è bello perché è più giallo dei soliti dorati. Non so se ho reso l'idea. Come matita all'interno dell'occhio vado a utilizzare una matita nera di L'Oreal, che era l'unica mini size che è l'unica mini size che possiedo, perché era in un set col mascara. Come eyeliner vado a utilizzare il Flyliner di Fenty Beauty, nero chiaramente, che è uno degli eyeliner in feltro, oltretutto, che mi piace di più. Come mascara ne ho due a disposizione. Ho il mascara di Gucci, l'Obscure Mascara, che è un mascara allungante, sempre omaggi di Sephora, oppure il Roller Lash di Benefit, che invece è allungante e incurvante. Siccome di Benefit ne ho provati altri, vado a utilizzare questo di Gucci, che sinceramente non ho controllato quanto costa in full size, ma considerando stiamo parlando di Gucci, costerà uno sproposito. Per i mascara difficilmente spendo così tanto. Allora, ha lo scovolino in elastomero abbastanza grande e dice di essere modulabile. Vediamo. Allora, questa è una sola passata. Non è male, ma insomma niente di che, non vedo tutto questo volume. Questa è la seconda passata e che dire, mi sono praticamente pentita subito di quello che ho detto perché con la seconda passata dona a parte un bellissimo effetto panoramico, ma dona sia volume che molta lunghezza e oltretutto incurva benissimo le ciglia. Non so se riuscite a vedere, ma l'effetto è davvero bello. Certo, sicuramente costerà uno sproposito, come vi dicevo, però forse ne vale la pena. Molto bello.
Quindi abbiamo finito, l'unica cosa che manca è il rossetto. Come matita in mini size, l'unica che ho è questa di Collistar, che era abbinata al suo rossetto, ce l'ho da un po' di tempo, e questa è la matita professionale labbra numero 18, che è un color corallo. Ne ho messo giusto un po' per contornare le labbra, e come rossetto chiaramente vado ad utilizzare quello di NARS, che è un lip balm nella colorazione Torrid, la stessa colorazione del blush, come avete visto era parte del duo. Allora, questo lip balm in full size costa 28,50 euro, sì, 28,50 euro. L'ho già utilizzato. Quello che vi posso dire è che io 28,50 euro per questo prodotto non li spenderei. È molto bello, non lo metto in dubbio, ma comunque è sempre un lip balm. Il colore è molto bello, molto primaverile, fresco, sì, questo va bene, però insomma utilizzerò questo ma non lo ricomprerò in full size. Questo è il look finito e come sempre spero che vi piaccia. Allora, tirando un po' le somme, ci sono dei prodotti che non ricomprerei in full size e quindi sono contenta di averli provati in versione mini. I prodotti in questione sono questi: il fondotinta, perché non lo trovo di mio gusto, ecco, preferisco il Dior Backstage Face and Body, che mi piace molto di più. Questo è troppo opaco e si asciuga troppo in fretta, quindi no. La matita Goof Proof Brow Pencil di Benefit, no, perché le matite a scalpello non mi piacciono, quindi non è il problema di questa di Benefit, in generale non mi piacciono. La matita di L'Oreal sinceramente non è una delle mie matite preferite, perché comunque nella rima interna non mi dura a lungo. Quindi la utilizzo in genere solo sulla rima esterna, oggi perché era l'unica in mini size che avevo e quindi l'ho utilizzata all'interno dell'occhio, però non è una delle mie matite preferite. Questa di Collistar più no che sì, perché non è abbastanza morbida da poterla sfumare sulle labbra, quindi ne ho messo giusto un po', cioè proprio veramente pochissimo sul contorno labbra e basta. Questo vi dicevo no, perché è un lip balm, cioè quasi 30 euro per un lip balm che si idrata, però insomma no, non lo ricomprerei. Mentre invece prodotti che ricomprerei sono tutti gli altri. Scoperte del giorno sicuramente il mascara. Non lo so se lo comprerò in full size, probabilmente no, anche perché sono piena di mascara, però è ottimo, veramente ottimo. Vedete che fa un bel effetto sulle ciglia, è nero dal volume, da lunghezza, da curvatura, quindi fa tutto quello che è richiesto ad un mascara. Un prodotto che vi dicevo ricomprerei nella stessa taglia, cioè in mini size, è il correttore, il Born This Way, perché è ha abbastanza prodotto all'interno e la full size mi sembra troppo esagerata per un correttore, basta questo, ecco, magari in diversi colori per adeguarli ai vari cambi di tono di pelle delle stagioni. Un altro prodotto che ricomprerò in mini size, se lo trovo sempre, è il Freyliner di Fenty Beauty. Un altro prodotto bello in mini size sicuramente è l'illuminante di Becca, perché l'illuminante, prima che riusciate a finirlo, passerà una vita, quindi penso che questa
questa quantità di prodotto comunque va benissimo e c'è in altre colorazioni, quindi magari approfittate prima che finiscano tutte sul sito di Sephora. Altri prodotti che chiaramente vi consiglio in full size, perché li ho usati, strausati, e quindi mi sento di dirvi sì, sono buoni prodotti, sono la Hoola di Benefit, ma questo è cioè, un must nel make-up. La Peach Perfect di Too Faced, perché è una cipria mattificante veramente fantastica, sottilissima. Il setting spray di Fenty Beauty, sia per il prodotto che per il getto, perché è veramente nebulizzato al massimo, quindi ottimo prodotto. E quello che mi è piaciuto tanto è anche il blush di NARS, e quindi spero di riuscire a trovare qualche altra mini size per provare altri colori, ma anche in full size questo io lo consiglio. E il correttore, questo di NARS, è ottimo, a parte la colorazione, vabbè, lasciamo perdere, e quindi anche in full size benissimo. Dulcis in fondo la palette per gli occhi di Visi Art, la Dark Edit, mi piace tantissimo, ha dei bellissimi colori, sfumabili, questi qua sono tutti metallizzati, basta, come vi ho fatto vedere, spruzzarli oppure mettere la colla per glitter e si esaltano più di quanto già sono luminosi in cialda. E quindi io ve la stra consiglio. Visi Art è uscita con varie palette di questo formato, leggermente più piccole, leggermente più grandi, ci sono anche le palette grandi, quelle professionali, però io vi consiglio, se volete provare il brand, di comprare una di queste palette perché sono veramente bellissime. E dimenticavo due prodotti, uno è il Pro Filter Eye Primer di Fenty, che secondo me dovete provare. In mini size, ripeto, non credo che si possa trovare, però in full size c'è ed è veramente un ottimo, ottimo primer. E un altro prodotto è questo di Hourglass, quindi se volete approfittare, perché ancora costa 10,50 euro, è fattibile. Ecco, la full size 55 euro non la comprerei, perché non è un prodotto che riuscirei a sfruttare appieno, perché non lo utilizzo sempre, però dà un bel effetto al viso. Ripeto, ci sono sicuramente altri prodotti molto simili che costano molto di meno in full size, però insomma, se volete provarlo, sfruttate l'occasione adesso. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile, perché se come me amate il make-up, sicuramente in questo modo, con le mini size, riuscirete a provare dei prodotti che normalmente non comprereste. Ci vediamo alla prossima, ciao!